Riccardo Meggiorini, allora la prima domanda è d'obbligo: come stai? Abbastanza bene, dai. Sto proseguendo il mio recupero e ci vuole un po' di calma, come tutte le cose, perché appunto guarisca nel migliore dei modi per essere tranquillo dopo. Credo che per un calciatore perdere la partita contro la Juve sia un dispiacere comunque. Sono partite belle da giocare come tante altre. L'anno scorso l'ho persa sempre con la Juve in casa per un altro infortunio e si vede che in casa è destino che non devo giocare con la Juve. Senti, ovviamente siamo partiti da te perché magari hai anche una visione in questo momento del particolare momento del Chievo Verona, perché quella, la scoppola di Crotone magari va vista quasi meglio da fuori, no? Che da dentro. Allora io ci tengo un po' a essere più positivo, perché certo, bisogna. Non è sicuramente il periodo negativo del Chievo, ma è stata una partita negativa, che è diverso. Sì. Perché fino alla partita precedente abbiamo mostrato che siamo una grande squadra. È possibile che con una partita diventiamo più scarsi. Quindi è un incidente di percorso. Tutti gli anni ci sono, almeno 2-3 volte. Si spera sempre mai, ma purtroppo il calcio è fatto così. Anche le grandi squadre inciampano durante il percorso. Noi abbiamo pareggiato ad Empoli, 0-0 sembrava che dovessimo retrocedere. La Roma ha pareggiato 0-0 ad Empoli 7 giorni dopo, quindi ci dobbiamo rendere conto che non è poi così facile, e purtroppo si fa fatica a digerire una sconfitta come Crotone. D'altra parte si spera che ci insegni anche qualcosa, ma non dobbiamo perdere la positività che abbiamo avuto sin dall'inizio, ecco. Non dobbiamo fare drammi per una partita andata male quando molte squadre vorrebbero essere al posto nostro, quindi ho detto tutto. Certo, infatti la prima cosa che ha detto il vostro allenatore a caldo, diciamo, dopo la sconfitta è dire: io parlerò con i miei giocatori, ma so che intelligenza hanno, so come già come la pensano, no? E questo la dice forse un po' lunga su quello che abbiamo già detto. Il gruppo è gruppo proprio anche quando le cose magari non vanno benissimo. Certo, il mister sa sicuramente quali tasti toccare, e se lo dice lui che ci conosce benissimo, insomma, bisogna crederci, e noi siamo sicuri che così ci riprenderemo senza problemi. Non è neanche facile poi capire da dove riprendersi, ma in realtà uno, come dicevi tu, no? Prende l'episodio, lo mette via e poi ci mette il meglio, non è che ci siano grossi segreti. Ma adesso si riprende da quello che eravamo fino a qualche giorno fa, non è che è stato tutto perso, anzi non abbiamo perso niente. Abbiamo avuto questa sconfitta che, ripeto, spero ci faccia bene, perché ogni tanto purtroppo qualche schiaffo serve. Dovremmo fare tesoro di questo. Chiaro, domenica c'è la Juve, non possiamo pensare che sia una partita facile, perché comunque si possa vincere solo magari mettendo un po' di rabbia in più, perché non è così. Però già vedere una squadra che entra con la testa giusta sarebbe già una bella cosa. Certo, lo score dell'attacco è un po' sempre il leitmotiv, però, nel senso che purtroppo i numeri dicono che il Chievo segna poco. Sì, io non sono uno che guarda i numeri, perché nella mia carriera, cioè, lo dice uno che ha fatto comunque non tantissimi gol in carriera, però ho sempre disputato campionati buoni. Io parlo a livello di squadra, non personalmente, ma io parlo sempre di squadra, perché sì. Se questi numeri ci hanno portato a essere a più 8 dopo 9 giornate, 10 giornate, a me non spaventano questi numeri, sinceramente, perché vuol dire che comunque c'è il concetto di squadra solida, che lavora bene assieme. Poi si può avere l'attaccante che fa 20-25 gol al campionato, ma credo ce l'abbiano in due squadre, probabilmente tre. E quindi, insomma, noi ovvio cercheremo sempre di finalizzare il più possibile, di fare in modo che magari la squadra arrivi a fare una partita che magari faccia 2 gol, 3 gol. Questi purtroppo sono sempre decisi dagli episodi e dalle annate, dalle partite, che sono sempre decise da episodi. Ma questo non ci spaventa né a me, né Inglese, né Floro Flores, né nessun attaccante del Chievo spaventa questo numero, perché, ripeto,
siamo a metà classifica e dobbiamo essere orgogliosi di questo, migliorare quello che c'è da migliorare, perché ovvio che sia così, siamo lì per questo, a partire da davanti, miglioriamoci, ma nessun allarmismo, perché insomma non serve. Se i numeri ci hanno portato questi numeri ad essere qui, proseguiamo, che va bene secondo me. Senti, che voi abituato e non cambia certo questa abitudine, a partire a sprombattuto e cercare di farla la partita, sarà così anche contro la Juve? Ecco, la Juve è una partita particolare, nel senso che ti obbliga ovviamente a giocare nella tua metà campo, a soffrire, e solo se loro sono in giornata no, puoi riuscire a fare qualcosa. L'anno scorso loro erano in un momento non positivo all'inizio del campionato e noi ne abbiamo approfittato, perché abbiamo pareggiato a Torino, anche lì ci sono stati episodi, potevamo anche vincerla, quindi... Ma insomma, di sperare, nel senso che si vede come va la partita, se si riesce a tenere botta, se loro sono in forma o meno. Comunque giocano la Champions questa sera, quindi magari saranno un po' meno brillanti. Sempre la Juve, se noi saremo quelli tosti che siamo sempre stati, a parte magari domenica, possiamo insomma dare del filo da torcere a tutti. Chiaro che con la Juve vince contro tutti, quindi ha perso solo in due occasioni, mi sembra, col Milan e con l'Inter, se non sbaglio. Sì. Comunque è una squadra che, voglio dire, vincerà lo scudetto quest'anno, quindi non possiamo aspettarci chissà quale partita. Difenderemo tanto, come è sempre stato così, e tutte le squadre fanno così contro la Juve, per essere bravi a ripartire. Quest'anno più degli altri anni, già con molto anticipo rispetto alla partita di domenica, si è arrivati vicini al tutto esaurito, che quindi tutto esaurito sarà. Quindi c'è gran voglia di vederla questa partita. Sarà per voi uno stimolo in più? Ma sì, sì, lo è sempre. Quando vengono le grandi squadre è normale. Arriva la prima della classe, la squadra che vincerà lo scudetto, quindi è normale che sia così. E speriamo insomma che serva a noi anche per fare una bella partita. Ho detto a Radovanovic di tirare, di continuare a tirare, perché lui vorrebbe tanto segnare e mettersi la palla sotto la maglia, visto che ha appena avuto la bambina. Sì, sì, infatti, sarebbe risultata perfetta per il momento che sta vivendo lui, e siamo contenti per lui, perché la nascita di una figlia è una gioia grande, potrebbe essere altrimenti. Se facesse gol sarebbe proprio il massimo, e lui tra l'altro ce l'ha il tiro e giocato bene fisicamente e tecnicamente, quindi insomma prima o poi secondo me arriverà anche per lui la gioia del gol. Grazie Riccardo. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao.